Un po' particolare, buongiorno a Eugenio De Paoli, diciamo volto, voce, tutto storico, è dal 79, dico bene. Tutto storica, anche l'età è storica. Vabbè, ma quella, diciamo che tra i bravi si dice tutta esperienza. Tutta esperienza, bentrovato, questo mi piace, l'esperienza conta. Bentrovato, caro direttore, canale di Swim Biz. Ma soprattutto la prima domanda che ti voglio chiedere è questa: l'esperienza conta poi alla fine, perché tu sei direttore della comunicazione di questo grande evento che si chiama Roma 2022. Guarda, non solo l'esperienza conta, ma la cosa bella è che si continua a fare esperienza, cioè la verità è che dopo aver vissuto gli eventi come caporedattore, come direttore, come team leader, come corrispondente, adesso sto vivendo questa esperienza come organizzatore, quindi diciamo dall'altra parte della cosiddetta barricata, e quindi si aggiunge esperienza ad esperienza. Quindi ho fatto sì una parte della comunicazione, ho curato tutta la produzione televisiva insieme ai colleghi della RAI, quindi tutto il progetto delle riprese televisive, e questo è veramente un motivo di grande orgoglio. Senti, è la terza giornata, quindi noi arriviamo in corso d'opera, ma i numeri sono già importanti. I numeri sono importanti e lo saranno ancora di più, perché la verità è che al di là del fatto che evidentemente l'Europeo di Nuoto è uno di quegli eventi che, come si dice in gergo, tira, ieri sera c'era un tutto esaurito, ci sarà un tutto esaurito stasera, sta andando molto bene anche sulle reti televisive, ma quello che è più importante è che stanno andando molto bene i nostri atleti. Ieri sembrava veramente l'inno della nazionale è stato cantato da 8.000 o 10.000 persone allo stadio centrale del Nuoto praticamente tutto il pomeriggio. 4 ore in una sola giornata è storica, già il Nuoto, diciamo, lo possiamo elevare allo sport italiano per eccellenza che vince di più di tutti, e tu ti sei trovato in un contesto, ma tu sei un po' il nuotatore dentro nel profondo. Io dentro sono un nuotatore, sì, è vero. Amo il nuoto, amo praticare il nuoto, amo l'ambiente del nuoto soprattutto, perché è un ambiente di ragazzi seri, preparati, disponibili. Chi conosce il mondo del calcio sa che differenza c'è tra un atleta del livello dei vari Paltrinieri, Quadarella, della stessa Pellegrini e altri, cioè la disponibilità, la capacità di questi atleti, nonostante questi risultati incredibili, di viverla con umiltà, la loro storia agonistica sportiva, secondo me è qualcosa che deve lasciare il segno, deve insegnare ai ragazzi veramente quali sono i veri valori dello sport. Senti direttore, io vado dicendo sempre che siamo diventati un popolo, a parte i santi pallonari e quant'altro, anche di nuotatori, ma ti saresti mai immaginato nella tua lunga carriera di cronista sportivo, di esperto, di appassionato, di vivere una situazione del genere? Perché poi, voglio dire, la Pellegrini è stata quello che è stata, ma adesso ci sono, come dire, nuovi volti all'orizzonte, giovanissimi, anche dal punto di vista strutturale, no? Perché i maschi sono tutti quanti oltre i 2 metri. Allora, non è un caso, no? Aspettato forse no, augurato certamente sì, ma questo torna un po' al discorso di prima, no? L'esempio che lasciano fenomeni come Federica Pellegrini. Non so, per lo sci è stato Alberto Tomba piuttosto che la Compagnone, cioè sono atleti che fanno scuola e che soprattutto trascinano i ragazzi, trascinano nel senso tra 2.000 virgolette, in piscina a praticare questo sport, che è uno sport meraviglioso, anche perché si può praticare a tutte le età, con questo il segreto del nuoto, lo pratico anch'io, che c'è un'età ormai considerevole, certo, non a livello agonistico né altro, però insomma è... Guarda, io mi ricordo le prime medaglie e le prime telecronache di Sandro Fioravanti, che voce stato, storica, voce brava, a proposito di storico, voce storica del mondo, che salutiamo, perché ci ascolterà sicuramente, che salutiamo con affetto. Sandro e io siamo legati veramente a doppio filo, e certo lui raccontava un po' le eccezioni, no? Raccontava quelle medaglie olimpiche o mondiali che uscivano fuori, cominciavano ad uscire fuori. Adesso Tommaso Mecarozzi, che è un discepolo coadiuvato sempre dello stesso, l'unico che non è mai cambiato è Luca Sacchi, forse perché a lui il capello grigio non è mai venuto, perché ha la cuffia incorporata adesso, con simpatia lo dice. E poi Luca, devo dire, tra i commentatori della RAI in genere, commentatori tecnici, è veramente uno dei, diciamo che sta sul podio, decisamente sul podio, quindi
Tommaso ha avuto la fortuna di prendere lo scettro e l'eredità di Sandro e oggi ha la fortuna di poter raccontare una disciplina, uno sport che è diventato lo sport forse regina o la disciplina regina nel panorama sportivo. Ma direi proprio di sì, anche perché gli amici dell'atletica leggera hanno sicuramente Jakob Tamberi, è stato quello che è stato l'ultima Olimpiade, ma il nuoto vince e convince ed è costante. Sì, e di questo bisogna dare merito al presidente, a Paolo Baretti, che è riuscito a costruire intorno a questi ragazzi una vera e propria scuola, cioè a dare seguito a quello che è stato e quello che sarà, perché come dicevi tu giustamente prima, adesso sono i giovani che stanno emergendo. Oggi sarà un'altra giornata. Oggi è la terza giornata. Terza giornata che tutti ci auguriamo pari o quasi a quella di ieri. Così domani, dopodomani, non dimentichiamo poi il nuoto in acque libere, non dimentichiamo i tuffi, cioè è veramente un movimento enorme quello che... Senti, da esperto di comunicazione, facendo salvo che questo è un grande evento dopo Roma 2009 che ti aveva visto comunque sempre protagonista, tu pensi che si possa bissare, cioè l'Italia possa diventare anche patria di prossimi grandi eventi, perché ultimamente dopo il Mondiale del 2009... Questo è stato forse l'unico, è un po' troppo poco? Allora, dopo il mondiale, ti posso dire che dopo il mondiale del 2009, nuoto 2009, questo è il primo grande evento sportivo dopo quel mondiale, perché te la dice lunga, seguendo il tuo ragionamento, quindi è vero, sì, troppo poco, per adesso è troppo poco. Senti, ma magari utilizzando, questa è la piscina, si va ripetendo tutti i giorni, più bella del mondo, anche più calda, devo dire la verità, ma si supera anche quella fase. Dicevo, gli impianti monta e smonta, portando in Italia un mondiale al coperto indoor con le piscine monta e smonta, cioè si può pensare anche di cambiare un po' l'assetto e fare magari diventare questo impianto il museo del nuoto? Sì, si può e si deve e soprattutto è stato dimostrato che si può fare. Guardando le opere che sono state fatte qui, guarda l'artistico, la piscina dell'artistico inserita nello stadio Pietrangeli di tennis, la piscina dei tuffi grandi altezze, che significa una torre di 30 metri e una piscina alta 6 metri costruita nel campo 1 e 2 dello stadio del Portale. Cioè si può, certo che si può e abbiamo dimostrato che siamo in grado di farlo. Perdonami, però sulla questione delle grandi altezze avessimo avuto l'opportunità di portarla direttamente a Castel Sant'Angelo con la visione di quella Roma di cui siamo tutti innamorati, Roma Catumundi del nuoto e non solo del nuoto ovviamente, e quella è un'occasione un po' persa se vogliamo mettere l'unico lato forse negativo di tutta la questione. Apre una ferita, non è tanto, io non direi tanto un lato negativo, diciamo che abbiamo vissuto un bellissimo sogno. L'abbiamo portata avanti praticamente fino alla fine e poi è mancato qualche cosa. Però vedi, seguendo quello che dicevi tu stesso prima, alla fine la capacità di farlo c'è, è stata dimostrata e chissà che la prossima volta, ecco, anche il sogno di Castel Sant'Angelo piuttosto che di un altro grande monumento o sito di questa splendida città e di questo splendido paese non possono essere teatro di una grande manifestazione, come dovrebbe da questo. Senti, da uomo di comunicazione, da autore televisivo, beh, è incredibile, questo è anche il primo europeo, se non erro, diciamo, seguito contemporaneamente dal servizio pubblico, dalla RAI e da Sky. Insomma, è una nota positiva o c'è una troppa sovrapposizione secondo te? No, non è sovrapposizione, finché c'è la possibilità, diciamo così, il diritto di scelta va tutto bene, cioè la concorrenza stimola. Stimola sia da una parte che dall'altra. Noi siamo ben felici ovviamente che ci siano tutte e due, siamo ben felici che ci sia una sana competizione tra Rai e Sky, e questo è un altro elemento di quelli che non può che portare una crescita sia del prodotto che del movimento. Eugenio, è stato un grande piacere, come sempre. Alla prossima con Swim Beats, forza acqua, buon nuoto a te. Buon nuoto a tutti. E alla prossima. Grazie. A te, buona giornata.